L'album si chiama Vita ce n'è, il perché in questo momento Vita ce n'è un qualcosa, un messaggio positivo e forte. Dedicato Vita ce n'è a Pino Daniele, il minimo che potevo fare è fargli una dedica su questo progetto nuovo. Alessia Cara è una giovane artista, sicuramente ha questo pezzo da un qualcosa di particolare ed è una giovane, io ho sempre comunque lavorato anche in passato con gente più giovane di me. Con Luis Fonsi ci siamo conosciuti qualche anno fa in una manifestazione. Lui mi conosceva, io conoscevo lui naturalmente. Quando gli ho detto che volevamo fare questo duetto, ha subito accettato ed è venuto fuori questo reggaeton che spero che piaccia. Beh, è stata una grande esperienza lavorare con giovani e meno giovani, autori, musicisti, creatori di testi. C'è stato un bel feeling già dall'inizio. Vita ce n'è è l'insieme di tante collaborazioni, ma soprattutto quello che viene dal mio istinto e dalla mia voglia di creare canzoni e progetti nuovi. Il tour è molto lungo e fortunatamente, e sfortunatamente sotto l'aspetto fisico c'è da tenere duro di sicuramente mantenere quella lucidità che ci vuole per suonare e cantare ogni sera in un posto diverso. Un abbraccio. La nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile.